Questa è la prima volta che vede sua mamma dal vivo. Sì, che sensazione si prova? Emozionatissima. Da quanto tempo non vedeva tua mamma? Ma col sacchetto di plastica, qualche settimana fa col sacchetto di plastica, però grazie a Dio, dai, almeno è viva, sta bene. Lei l'ha avuto il Covid, la mamma, grazie a Dio, sopravvissuta. Ciao! Finalmente! Ad oggi nella nostra RSA abbiamo attuato diverse modalità di visita. Abbiamo una modalità di visita per gli ospiti un po' più fragili, che è protetta all'interno con un plexiglass istituito nella nostra RSA, e un'altra qua nel nostro giardino, che ha la peculiarità di eseguire un tampone rapido al familiare, al caregiver che viene prima di entrare. E solo se ovviamente il tampone rapido è negativo si può fare questa visita senza barriere, ma semplicemente in cui familiare e ospite possono parlare liberamente al tavolo e insomma andare verso quella che è una normalità. Che effetto fa ritornare a vedere sua figlia senza il plexiglass? Piacere, ma gli dico, c'è anche il fatto che mia figlia abita. La vedevo su quel balcone, dal balcone ci vedevamo. Ciao, con la manina, ogni giorno. Al balcone, io il balcone mio qui nella casa e lei era nel balcone di almeno fronte. Almeno quella prima volta. Ancora non si possono stringere le mani, darsi degli abbracci? No, a quello che mi manca, uscire con lei, sedermi con lei in un bar, in una pasticceria. Attualmente il contatto fisico non è ancora concesso, non è ancora previsto. Con la nuova ordinanza invece sarà possibile anche avere un contatto fisico, quindi istituiremo sempre all'interno del giardino e negli spazi aperti, che sono quelli che vanno meglio per evitare la diffusione di eventuali contagi del virus, ci saranno delle postazioni nelle quali appunto sarà possibile salutarsi, incontrarsi in modo contingentato e evitando ovviamente assembramenti anche tra le persone. Per fare questo sarà necessario avere il famoso Green Pass di cui si sta tanto parlando, e quindi prevede o una vaccinazione, un ciclo vaccinale terminato entro i 6 mesi, oppure essere stati malati di Covid. Anche in questo caso la guarigione non deve superare i 6 mesi di distanza. Siamo sulla buona strada. Sì, speriamo che finisca. Il patto di condivisione del rischio sarà un'altra delle cose richieste per poter accedere nelle RSA da parte dei familiari, con modalità appunto di vicinanza maggiore rispetto a quelle attualmente in essere, e nello specifico si andrà a condividere con tutti i familiari che vorranno entrare il fatto che comunque aumenterà un pochino il rischio di contagio con questa tipologia di visite, per cui sarà proprio un darsi la mano virtuale tra sanitario e familiare. L'ordinanza è appunto uscita sabato, per cui ci stiamo tuttora attrezzando per poter adempiere a tutta la normativa presente. Ci ha un po' spiazzato coi tempi rispetto a quanto era previsto sino a poco fa. Da regione era da un po' nell'aria, effettivamente sembrava che prima o poi ci sarebbe stata. Penso che nel giro di una settimana, 10 giorni, si potrà davvero partire con delle visite in sicurezza con le modalità indicate dall'ordinanza ministeriale. Non possiamo di più, non basta, si può, basta. Vero? No, ciao amore, ciao. Ci vediamo. Ciao.